Supercoppa accanto e il primo trofeo è andato. Sì, erano degli obiettivi che avevamo già dichiarato all'inizio della stagione. Sono stati due giorni veramente molto duri, impegnativi, molto di tensione, perché non volevamo mancare un appuntamento così importante per noi. Ora siamo arrivati, siamo stanchi ma molto felici. Abbiamo nuovamente, come dico, abbiamo riscritto un'altra pagina importante, penso per tutto lo sport siciliano, perché fare delle dichiarazioni e non mantenerle è molto facile, avere obiettivi e non raggiungerli è una cosa molto facile, raggiungerli è qualcosa di un po' più complesso. Devo dire veramente un grande lavoro da parte di queste ragazze che sono incredibili, perché sono in grado veramente di fare cose che sono veramente incredibili, ci fanno impazzire, però è veramente dura, ma siamo veramente felici, stanchi felici. Però bisogna mantenere adesso l'asticella dell'attenzione molto alta, no? Eh sì, adesso come al solito noi siamo abituati a fare sempre queste oscillazioni. Adesso siamo in una fase, come abbiamo detto, abbiamo un mese di gennaio e febbraio veramente molto impegnativo. Dobbiamo partire, fra tre giorni dobbiamo partire, abbiamo gli ottavi di finale, dobbiamo andare a Barcellona. E quindi ieri abbiamo festeggiato, oggi cerchiamo di recuperare un po' le forze appena arriveremo a casa, domani subito in allenamento e poi per la partenza di giovedì, il 13 saremo in campo, e quindi anche lì dobbiamo fare un buon risultato per vedere di crederci, di giocarcela poi a casa, vediamo un po', tutto è possibile, con questa squadra tutto è possibile. Cianà, un altro trofeo nella tua lunghissima carriera, che sapore ha questo? È speciale perché penso che è sempre difficile vincere, non importa se è in Italia, in Russia, in Dinamarca, è sempre difficile, un gran lavoro. Penso che la società ha lavorato tantissimo per arrivare fino ad oggi, e oggi possiamo dire sì, sono campiona. Per me è speciale perché è un momento difficile nella mia vita, con la mia famiglia, ho una situazione un po' speciale per me, e il pallomano mi trae felicità, quindi di più. Per me è speciale, è una motivazione. Penso che dopo questa Supercoppa abbiamo firmato che siamo una grande squadra, che volevamo vincere tutto. Quindi ora più lavoro, ma anche una motivazione più grande per vincere tutto. Cinci, forza al piede!